Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, interviene stamattina in merito alla tragedia di Strasburgo. Ha commentato così l'attentato che ha provocato 3 morti e 13 feriti. Esprimo la solidarietà mia personale di tutta la città e il cordoglio per il gravissimo attentato che si è consumato nella giornata di ieri, una città a cui sono tra l'altro molto legato, che è Strasburgo, dove ho vissuto per circa 2 anni prima di fare il sindaco di Napoli. Parla di vicenda gravissima soprattutto perché ha riguardato la sede di Bruxelles del Parlamento Europeo. Tra l'altro città sede anche insieme a Bruxelles del Parlamento Europeo e quindi una sede strategicamente e simbolicamente significativa della nostra Europa. Per il primo cittadino napoletano non c'è nessun elemento di ritenere di modificare quelli che sono gli ordinari piani cittadini. Poi questa è una materia che compete allo Stato, quindi è lo Stato che ha gli indicatori per comprendere se ci sono particolari elementi di criticità in Italia. Associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, sono alcuni dei reati contestati a 33 pregiudicati arrestati oggi durante un blitz anticamorra dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli su ordine della Procura Partenopea. Dalle indagini è emerso che dopo l'omicidio di Camorra di Rosario Grimaldi a Soccavo nel luglio del 2013 ha preso il comando nel quartiere il clan camorristico dei Vigilia dopo la sua scissione dal gruppo dei Grimaldi. Con il reggente Alfredo Vigilia Junior, figlio del boss detenuto dal 2009, l'organizzazione aveva una cassa comune dove si facevano confluire i proventi dello spaccio di droga. Era stato quindi messo in piedi un sistema di approvvigionamento e smistamento che a partire da una fitta rete di piazze, da Soccavo, permetteva con l'ausilio di pusher di distribuire anche a domicilio notevoli quantità di cocaina e di confezioni di marijuana, hashish e amnesia. Indagini in corso della polizia sull'agguato di Camorra ieri sera a Napoli nel quartiere San Pietro a Patierno, già teatro di scontri tra clan camorristici. I killer sono entrati in azione mentre iniziava la partita di Champions Liverpool-Napoli. Nel mirino dei sicari 2 pregiudicati, personaggi già noti alle forze dell'ordine, Giuseppe Sant'Angelo, 29enne, crivellato di colpi alla testa e dal torace, ed il 30enne Fabio De Luca, ferito al petto e dal volto. Il primo è deceduto mentre veniva trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco, l'altro ferito gravemente è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale del Mare. Sono in corso le indagini della polizia per accertare il movente, ma nessun dubbio che sia di origine camorristica. La gestione del mercato del lavoro per i provvedimenti che sono stati man mano creati è una gestione che ha visto man mano continuare ad esplodere i contratti a termine e ridursi il lavoro stabile, quindi in questo continua una teoria che peraltro smentisce molte delle cose che avevano affermato in tanti dopo i provvedimenti sulle causali, e cioè l'idea che diventasse inutilizzabile lo strumento. Questo non va bene perché vuol dire che comunque si continua ad avere una scelta che è di scarsa qualificazione del lavoro e quindi di un'idea basata sempre solo sul risparmio sulla manodopera invece che una capacità di innovazione e di competizione qualitativa del sistema. Quindi scontiamo il fatto che noi i nodi strutturali del nostro paese continuiamo a non averli risolti perché abbiamo avuto una lunga stagione di assenza di investimenti, di politiche di governo che non hanno qualificato gli investimenti, abbiamo di nuovo una manovra adesso al netto delle novità che non conosciamo che ben poco dedica agli investimenti. Poi potrei continuare parlando di qualità dell'istruzione, qualità della ricerca e così via. Sono questi i nodi che determinano la debolezza del nostro sistema. Sono scesi in piazza questa mattina i ricercatori del CNR di Napoli. Un piattino a terra per chiedere l'elemosina, striscioni e un blocco temporaneo.
Così i camici bianchi del centro delle ricerche oggi hanno voluto protestare contro i tagli alla ricerca previsti dal governo e non ancora scongiurati, hanno spiegato. Il CNR, fanno sapere i ricercatori, oggi si trova ad affrontare una grave crisi finanziaria, le cui cause sono molteplici, non ultimo il decremento dei fondi assegnati che è avvenuto progressivamente nell'ultimo decennio. I ricercatori lanciano un appello al governo e chiedono una garanzia per evitare tutti i tagli ai fondi di ricerca prima della definitiva approvazione della legge finanziaria. L'attuale bilancio di previsione del CNR a livello nazionale, hanno spiegato i manifestanti, attesta 83 milioni di euro di spese correnti tra stipendi, locazioni, manutenzioni straordinarie degli immobili, spese di elettricità che non sono coperte dal finanziamento ordinario. Avevano utilizzato la tecnica della ruota forata, una scusa che ha funzionato più volte per la banda di ladri arrestata dalla polizia di Benevento. In due hanno tentato l'ennesimo colpo, derubando una coppia di coniugi all'interno di un supermercato della cittadina sannita dopo aver forato la gomma della loro autovettura. Ma i due ladri seriali sono stati identificati ed arrestati dalla squadra mobile di Benevento. I malviventi, entrambi di origine napoletana, dopo aver notato le vittime entrare nel centro commerciale Mauris, hanno provveduto a forare lo pneumatico con un coltello, avvicinandosi poi alla vettura ed abbassandosi di spalle vicino alla ruota lato passeggero, successivamente distraendo le vittime ed offrendosi loro di aiutarle, consegnando alla donna dei fazzoletti imbevuti ed un sacco nero per evitare che il marito si sporcasse nelle operazioni di sostituzione della ruota. Negli stessi istanti l'altro, con un cappellino e degli occhiali, portando con sé una borsa regalo vuota, aveva portato a termine il furto prelevando dall'auto dei due coniugi la borsa della signora, contenente anche le fedi nuziali ed una valigetta con tracolla del marito con all'interno del denaro e due tablet. Gli agenti della squadra mobile della Volante, analizzate le telecamere di sorveglianza, sono subito risaliti al veicolo utilizzato dai malviventi e li hanno rintracciati poco dopo nel parcheggio di un altro centro commerciale, mentre si preparavano ad un ennesimo colpo. I due sono stati quindi arrestati per furto pluriaggravato.